Salve a tutti e benvenuti nel mio tredicesimo episodio del Let's Play e Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition su PC in 4K a 60 fps. Nello scorso episodio avevamo recuperato la pietra solare in cima al passo del dolore. Eccoci qua, eravamo qui. Mentre in questo episodio però metteremo un attimo in pausa la trama principale del gioco per occuparci del DLC. Quello che hanno aggiunto nella Definitive Edition. Eccoci qui. Ori, questa statua mi dice qualcosa. L'ho già vista. Questo DLC avremmo potuto affrontarlo subito dopo aver preso il salto a parete. Quell'abilità che ci permette di fare questo. Però ho aspettato fino ad ora per avere più HP. Mi ricordo di loro, molti anni fa, quando l'albero dello spirito era solo un germoglio. Naru, la giovane, si prendeva cura di noi ogni volta che poteva. E Naru è proprio colei che, nell'ultimo episodio, è stata resuscitata da Gumo, e che nel primo episodio, invece, durante il prologo, era morta di fame per salvare noi. Questo DLC è buio pesto. E infatti queste sono le tane della radice nera. Ovviamente la difficoltà in questo DLC è un po' minore rispetto alle altre zone, perché è una zona volendo iniziale. Però è comunque tosto. Esattamente. Ah. Di qua non si può passare, vero? Di qua sì, forse. Nope. Questo DLC è tosto. Ah, non ho salvato. Cavolo. Salto il filmato. Eccoci qua. Ora salvo, in modo da non doverci più rivedere. Non posso salvare. Oh, forse è vicino quel nemico. Salvo qui allora. Ok. Qui ho visto che c'è un appoggio. E qui anche. Però. Ok, qui è tutto un appoggio. Qui si può scendere. E poi. Si può andare qui. Poi si può andare lì. Ecco qua. Così si fa. E poi si può andare qui. Esattamente. Ecco qua. La luce dell'albero dello spirito fu un dono del nostro popolo. Venne concesso a Naru che si era schierata al nostro fianco. Tanto quel mostriciattolo deve morire. Esattamente. E come è successo nelle rovine abbandonate e nel bosco nebbioso, dobbiamo trasportare qualcosa che cambia la mappa. Con questa luce noi ora possiamo illuminare e far comparire anche delle pedane mentre ne facciamo scomparire delle altre. Quel nemico è riuscito a cecchinarmi comunque. Salviamo. Se riesco farò tutto il DLC in un unico episodio. Ah, di sopra devo andare, mannaggia. Perché comunque non è. E allora dai, comunque non è lunghissimo se non fosse per me che lo sto. Sto failando in continuazione i salti. Ole. Scenda lei, pedana, grazie. Lascia pure un ragno che ci spara. Dobbiamo evitare i suoi colpi e sconfiggerlo. Un altro ragno. Bene così. Qui ora possiamo salvare.
disattivare questa porta che proteggeva quell'esperienza e prendercela. Ora possiamo proseguire qui sotto. Abbiamo attivato. Ah, e siamo anche morti. Rifacciamo questa parte. Magari salvando qui, appena dopo aver ucciso quel nemico che mi ha colpito. Ora, come vedete, passando sopra questi cosi con la luce si attivano. E noi dobbiamo attivarli tutti per poter proseguire. Ecco qua. Ci sono sempre quei proiettili che ci attaccano. Noi, come vedete, non stiamo usando nessun'altra abilità. Oltre al salto. E al salto a parete. Perché volendo... No! Sono stupido. Perché volendo si può superare questa parte solo con il salto a parete. E basta, perché per ora si... a questo DLC si può accedere direttamente. Subito all'inizio del gioco. Però trovo che sia un po'... inutile farlo se non si conoscono ancora Naru, Ori, l'albero della luce. Calcolate che potremmo accedere a questo DLC ancora prima di avere visto il flashback di cosa è successo durante... vabbè, ma allora sei stronzo. Di cosa è successo durante la Fatidica Notte, in cui Kuro attaccò l'albero della luce. Eccoci qua. Ed ora? Dobbiamo aguzzare la vista per queste altre piattaforme. Ok. Qui è bloccato il passaggio, quindi dobbiamo proseguire su queste. Ecco, farti trasportare questa luce è un ottimo modo per impedirti di usare troppo le altre abilità di movimento in caso uno arrivi qui overlivellato come nel mio caso, perché comunque la sfida del platforming è mantenuta proprio dal fatto che posso solo saltare, indipendentemente da quante abilità io abbia. Eccoci arrivati qui. Con calma, aspettiamo che sia in posizione per poter saltare. Ed ecco che qui... qui è un problema. Potremmo lasciare la luce qui e attivare così la leva. Quello dovrebbe essere il padre di Naru, o comunque uno della sua specie. Possiamo appoggiare la luce qui, come abbiamo già fatto anche nel Bosco Nebbioso. O alle rovine di abbandonate dai Gumon. Oh, riguarda! Anche se la nostra luce è più debole nella foschia, ha fatto sparire l'oscurità che si era impossessata di questo luogo. E infatti ora è tutto visibile. Anche le piattaforme sono completamente visibili. Noi ovviamente possiamo spostarci con le nostre grandissime abilità di movimento. E poter andare ora dove vogliamo in questa prima zona del DLC. Intanto controllo che stia registrando, scusatemi un momento. Sì, ok, sta registrando. Direi di salvare. Qui ci sarebbe una cellula d'abilità di sotto che vado a prendere. Eccola qua. Come vi dicevo, il DLC è buono per potenziarsi. Intanto risalgo qua. Ah, calma, con calma, cacchio. Mi ero ingarbugliato con i comandi lì. Niente, riprendo questo e risalgo usando le piattaforme, che magari è meglio.
Tanto con il salto caricato, come vedete, è molto facile. Ecco, immaginatevi, superare il DLC in questo modo sarebbe una cavolata, però con degli espedienti di game design hanno evitato che ciò accadesse. Ed ecco una delle nuove abilità. Eki stava cercando Naru, ma arrivò troppo tardi. Lei se n'era già andata. Lui era veloce come il vento e corse senza esitazione, ma circondato dall'oscurità si perse. Se era veloce come il vento, ovviamente impareremo la rapidità. Ha imparato la rapidità. Premi per usarla, premi RB per scattare nella direzione che ti interessa. Ed eccola qui. Questa è l'abilità che possiamo usare anche in volo, grazie all'abilità che abbiamo sbloccato. Qui sotto voglio vedere cosa c'è. C'è una leva. Ok, qui mi ricordo. Bisogna essere veloci. Andiamo però prima dall'altra parte, che è un vicolo cieco. Ecco qua. In cui possiamo prendere, se andiamo veloci, il frammento mappa di pietra. Poi possiamo salvare e scendere. Questo è un meccanismo a tempo. Dovremmo essere molto rapidi. Ecco fatto. Per poter arrivare di qui. Qui si può di nuovo azionare. Mentre qui. Chi ha mai visto Indiana Jones di voi? Bene così. Eccola lì la mappa di pietra, il posto in cui poterla mettere. Allora, la roccia si può spaccare, come vedete, per poter prendere dell'altra esperienza. Poi qui si può saltare in questo modo e prendere una cellula di vita. Lì c'è un pozzo dello spirito, come avete visto, ma prima mettiamo il frammento di mappa di pietra. Per sbloccare tutta la mappa del DLC, che come vedete è parecchio grande, quindi mi sa che in un episodio non riusciremo a farcela. Mentre qui ci siamo ricollegati alla mappa principale. Siamo nella grotta lunare, poco prima del covo di Kumon. Eccoci qua. Dobbiamo tornare di nuovo qui, c'è ancora molto da scoprire. Laggiù forse troveremo il luogo che un tempo chiamavano casa. Questo è un indizio che ti viene dato nel caso in cui tu arrivi in questo DLC da questa via qua che ho appena fatto, cioè dalla via della Grotta Lunare. Ti fa capire che è una zona diversa, una zona in cui devi esplorare effettivamente altro. Noi in teoria dovremmo poterlo fare. Allora, qui ci siamo già passati. Era la parte con la roccia. Vediamo se lì dove c'era la roccia c'è magari qualcosa di segreto. Non sembra. Ok, quindi ce ne andiamo. Io qui salvo di nuovo. Tiriamo su il marchingegno. E andiamo di qua. E si può scendere nella foresta perduta. Foresta perduta che però affronteremo nel prossimo episodio, perché questo primo episodio del DLC di Ori and the Blind Forest Definitive Edition finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!